vedo con piacere che siamo sempre più numerosi. Questo ci fa ben sperare per il futuro, quindi ci dobbiamo attivare, caro Girolamo, per organizzare una sede più grande e voglio dire che possa accogliere sempre di più tutti quelli che vogliono bene a questa società. Non voglio essere lungo, desidero soltanto dire che la prima cosa, il mio ringraziamento va a tutti quelli che sono gli sportivi mazzaresi che in questo momento si stanno organizzando per questa trasferta. Grazie veramente perché so a costo di grandi sacrifici c'è gente che mi pare ha dormito anche fuori la notte pur di assicurarsi un posto sui mezzi che l'amministrazione ha messo a disposizione. Noi abbiamo bisogno di loro e sono già convinto che veramente a Firenze ci sarà una grossa presenza che sarà di grande aiuto per raggiungere questo obiettivo che ci sta facendo un po' sognare. Noi siamo molto convinti che la squadra, voglio dire, farà una grande prestazione perché i ragazzi hanno dimostrato in altre occasioni di avere veramente la qualità, i mezzi e il carattere. E credo che a Gravina, voglio dire, hanno dimostrato di essere veramente una squadra importante. Oggi abbiamo pensato, prima di questa trasferta, è una cosa sulla quale abbiamo lavorato nell'ultimo mese, abbiamo formalizzato un accordo con un'azienda che si chiama Ambro Sport, che è distributore di un marchio internazionale, che sarà il nostro sponsor tecnico per questa finale di Coppa e per il prossimo campionato. È un marchio importante e in questa occasione abbiamo anche così doverosamente esaudito il desiderio di tutti i nostri tifosi che più volte ci hanno fatto notare: ma perché giocate con la maglia bianca, con la maglia blu e verde acido? Perché purtroppo a ottobre non è stato facile reperire del materiale con i colori sociali, che sono quelli che a noi stanno a cuore. E quindi in occasione di questa Coppa vi presentiamo quella che sarà la maglia ufficiale del Mazara per la finale di Coppa e per il prossimo anno. Giallo, azzurro. Allora, due cose importanti. Come vedete c'è un nuovo sponsor tecnico che è Adidas. Sì. No, è Adidas. Ambro distribuisce Adidas. E poi l'altra cosa che mi fa enormemente piacere, che è un po' anche un appello che ho lanciato domenica in occasione della premiazione, dove ho detto che se vogliamo un grande Mazara, ed è quello che penso qui dentro lo vogliamo un po' tutti, abbiamo bisogno del supporto anche delle aziende importanti locali, e ce ne sono. Abbiamo avuto un supporto importante dalla Pintezzottolo, adesso abbiamo la famiglia Giacalone che sposa il nostro progetto, proprietari del marchio Rosso di Mazara, il gambero con il cuore, che sarà lo sponsor di questa finale di Coppa. E chiaramente questa è la maglia dei calciatori, poi c'è anche quella, diciamo, del portiere, non so chi giocherà, però voglio dire, questo è Questo è il il pantaloncino. suo pantaloncino, sempre Adidas. Per la maglia del portiere abbiamo pensato di scegliere un colore di un portiere importante, famoso, di un portiere vero. Portiere russo. Questa sarà la maglia del nostro portiere. Quindi, Possiamo far indossare Buffon, i colori di di Buffon Buffon. Sono, no, i colori di Buffon. Quindi io pregherei Pietro, indossa. il nostro Portinaio. portiere, nonché capitano in occasione della Coppa, ti sostituisce per una partita perché poi tu rientri. Questo sia chiaro, ce lo siamo detti. Quindi, Non posso farlo no, indossare, no? e poi invece quella del nostro capitano, perché Ciccio rimane il nostro capitano. Mettere in dosso. Vabbè, io non ce l'hai magliette per il giorno. State in piedi un attimo. Ti ho preso pure il pantaloncino, quello così non ti fai male, così non ti fai la bubù nelle gambette.
Quindi giochiamo con i nostri colori che sono il giallo e l'azzurro. Un altro anno te la devi fare perché c'è dentro la maglietta. Che bello. Rosso di Mazzara sarà pure sponsor del prossimo campionato. Allora, guarda, in questo momento parliamo della Coppa, il futuro poi si vedrà, però è un marchio che voi conoscete meglio di me, è un marchio famoso nel mondo che esporta in America, quindi tra l'altro questa partita credo che mi diceva il nostro validissimo Piero Campisi, streaming, c'è gente che la vedrà dalla Germania, dal Belgio, quindi... Quindi in questo momento Di Mazzara, da un capitano all'altro, come giustamente dice Girolamo, vero Dario, ne parlavamo prima, da un capitano all'altro, perché Nicola Giacalone è stato glorioso capitano degli anni che furono, quando io 26 anni fa sono arrivato per la prima volta a Mazzara. Quindi questo è bellissimo perché l'entusiasmo è una cosa meravigliosa, però non ci deve fare perdere di vista la realtà è che noi andiamo a combattere una battaglia e sicuramente, voglio dire, non sarà una passeggiata, ma siamo sereni e fiduciosi. Quindi poi il buon Dio deciderà quello che sarà il futuro. Qualunque esso sia, io voglio concludere informandovi in questo momento di un'altra iniziativa che stiamo portando avanti, sulla quale non vi posso dare dei dettagli, però è una cosa secondo me molto bella che darà sempre più prestigio alla nostra società. Io dico la nostra perché, voglio dire, di tutti noi. È nostra e dei tifosi che sono fuori. Allora, noi abbiamo fatto un accordo con la banca con la quale operiamo e siamo riusciti ad avere, abbiamo già formalizzato, abbiamo firmato, nascerà una carta di credito del Mazzara. Dico, è una cosa piccola, una cosa da poco, ferma, però, ferma. Però insomma, dico, ferma, uscire, uscire dalla propria tasca. Fai vedere così, così, fermo, fermo. Allora, noi in questo momento non possiamo darvi i dettagli, perché sicuramente tutti i possessori di questa carta, che i primi saranno ovviamente i nostri tesserati, i nostri dirigenti, godranno di una serie di vantaggi, però nel merito di questo ci entreremo più avanti, perché voglio dire, sono cose che stiamo mettendo a punto. L'idea è anche quella di utilizzarla come diciamo abbonamento, che possa essere un abbonamento globale per tutte le attività che la società svilupperà nell'arco del prossimo anno, quindi che esso sia campionato, che esso sia coppa, che si siano eventi speciali, amichevoli e quant'altro. Quindi però queste sono cose che, voglio dire, in questo momento non hanno molta importanza, ne parleremo più avanti. D'accordo? Io ho finito, grazie a tutti per la vostra partecipazione. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Abbiamo l'allenatore. I giocatori visto? No, sono tranquillo, lasciali stare. Ho dimenticato una cosa. Prego. Ho dimenticato una cosa, sapete, la ricarica della carta, quella non è un problema. Sapete tutti che stiamo portando avanti l'iniziativa di questa bibita My Life Mazzara Calcio, che è un energetico, quindi è quella che tra l'altro Pietro Iacono mi ha detto che ne vuole una bella dotazione sul pullman per la trasferta. Comunque è un prodotto secondo me eccellente. Ecco, vorrei che i tifosi che partiranno da Mazzara per raggiungere Firenze, quindi mi riferisco ai pullman organizzati, ecco, noi daremo in dotazione una serie di bibite, l'importante è che, voglio dire, arrivino sobri, nel senso che questa è un po' leggermente, quindi ne daremo una fornitura molto limitata. Quindi alla partenza dei pullman da Mazzara vi prego di occuparvi voi di dare in dotazione, secondo quante persone ci sono, 60, gliene dai 100, non di più, perché sennò arrivano belli stonati. Vabbè? Grazie. Soprattutto gli anziani che hanno bisogno. Benissimo. Mister, vuole dire qualcosa in vista di questa partita? Non so se c'è qualcuno che... Le condizioni di questi ragazzi al momento com'è? Il migliore è chi è il più in forma in questo momento è Ciccio Albini. No, a parte Ciccio Albini che è il migliore, questo. No, a parte Ciccio per favore. A parte gli scherzi, abbiamo ripreso la preparazione dopo due giorni di sosta, che mi sembrava anche giusto concedere ai ragazzi per non
farli caricare ancora più di responsabilità. Da ieri che abbiamo ripreso, stiamo lavorando sodo per questo ultimo match che ho detto ai ragazzi non è una semplice e una partita qualsiasi, ma è la partita dove ci giochiamo un po' tutta la stagione, sia noi che quelli del Sanremo. Naturalmente dobbiamo, a differenza magari degli altri match dove c'era un 180 minuti più recupero, per cui un andato e un ritorno, adesso parliamo di una partita secca, un po' come quella della finale regionale con la Cireale. E ho detto loro, se non abbiamo avuto la fortuna o la forza di arrivare al primo posto, dove ho avuto l'occasione per fare i complimenti al Gela che ha vinto il campionato anche meritatamente, di arrivarci non dalla porta principale ma da una porta secondaria, che potrebbe essere quella della finale per il salto di categoria, della finale di Firenze contro la Saremese. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Naturalmente, ripeto, è una partita secca, ci deve essere un approccio importante, una serenità, sì, una serenità, vince sempre chi arriva con un approccio migliore, con una serenità alla partita e soprattutto Una domanda, sì. In merito, che notizie abbiamo della squadra avversaria? Se c'è qualcuno particolarmente temibile oppure sappiamo che la squadra è stata vista, la conoscete così anche per notizie? A parte alcuni amici che ho in zona, che di allenatori che allenano anche in quel campionato lì, poi attraverso degli highlights di qualche piccola partita che stiamo... No, di una partita diciamo per intero che stiamo verificando e stiamo lavorando su quello che possa essere caratteristica di questo giro, di questa squadra, di sicuro se si trova in finale qualcosa di buono avrà. So degli attaccanti importanti anche che sono stati anche in categoria superiore, però quello che ho detto ai ragazzi prima dell'inizio dell'allenamento, noi dobbiamo avere grande rispetto della Sanremese. Perché se si trova lì a battagliare insieme a noi per la finale, qualcosa di buono avranno questi ragazzi. Grande rispetto non significa aver paura, per cui grande umiltà nell'affrontarli, poi chi è più fortunato, chi è più bravo, gli si va a stringere la mano. Per cui una squadra da tenere solamente in considerazione, ma noi non siamo da meno della Sanremese, con tutto il rispetto. Abbiamo rispetto della Sanremese, ma paura non dobbiamo averne di nessuno. Anche perché il nostro percorso ha detto che il Mazzara e questi ragazzi hanno battuto, se mi permettete, Gela, che è una squadra che ha vinto il campionato, ha affrontato la Cireale, che è un'altra squadra costruita per vincere, la Sersale, Gravina, però il che non significa che dobbiamo affrontare questa gara, una finale sottotono, ma dobbiamo affrontarla sempre come abbiamo sempre affrontato le altre, con grande rispetto e grande umiltà. Bene, allora okay. In breve il saluto di Pietro Iacono e di Ciccio Urbino e concludiamo. Che c'è da dire? Ormai è stato detto tutto, andiamo a Firenze tutti assieme per andare a vincere questa coppa e portarla a Mazzara. Niente, stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, con la massima concentrazione, ci teniamo tantissimo a portare a casa questo trofeo che ci riempirebbe di orgoglio sia a noi che ai nostri tifosi, ma soprattutto alla nostra società. Quindi che dire, stiamo bene, cercheremo di dare il massimo sicuramente per ottenere questo grande risultato. Benissimo, allora ci vediamo tutti a Firenze, vi ringrazio. Grazie.